Rifornivano il mercato bolognese di droga, approvvigionandosi tra il Casertano, l'Albania e la Spagna. Vasta operazione degli agenti della Squadra Mobile di Bologna, che ha portato in carcere 13 persone, 3 ai domiciliari, mentre per altre 6 il GIP ha disposto l'obbligo di dimora. Sequestrati 2,5 kg di cocaina, 6,5 kg di hashish, 20 kg di marijuana e 15.000 euro in contanti, 30 in totale gli indagati. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, è partita nel 2018. Dal piccolo spaccio per strada che avveniva non lontano dall'ospedale maggiore e ha subito indirizzato gli agenti verso quattro campani, due dei quali residenti nell'area nord del Bolognese, gli altri due a Mondragone nel Casertano. Erano loro l'anima dell'organizzazione e a loro il giudice ha contestato anche l'associazione a delinquere. Essendo un territorio molto ricco, un territorio dove insomma c'è una certa ricchezza. È chiaro che laddove c'è ricchezza, lì eh, la criminalità cerca di affondare le proprie radici. Tra i sequestri effettuati dalla polizia anche una tabaccheria ad Argelato a nord di Bologna sarebbe stata il frutto del riciclaggio del denaro della droga. Nella casa di uno degli arrestati la cocaina era nascosta nell'intercapedine di un armadio che si apriva con un telecomando nascosto all'interno di una bomboletta spray, come in un film.